Bene, grazie mille, buon pomeriggio. Ringrazio moltissimo professor Croce e la dottoressa Baldassare, anche perché dopo una così entusiastica presentazione posso solo peggiorare, ovviamente. Allora, appunto, come dicevo, mi occupo delle iniziative legali dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ormai dal 2007, quindi da tanti anni, e va detto che uno, malgrado noi si faccia tantissime cose, come vi invito anche a compulsare il nostro sito per vederle tutte, alcune ci ha accennato il nostro segretario Alberto Grandene, ma ce ne sono anche tante altre. Va detto che il settore delle iniziative giuridiche è particolarmente vivace, il che però non è un gran bel segno, nel senso che noi interveniamo giuridicamente per primo scopo, il nostro scopo sociale, normalmente per difendere dalle discriminazioni le persone non credenti, quindi per difendere i loro diritti. Come diciamo noi, come scriviamo anche noi, in un paese civile, in un paese effettivamente laico, in un paese dove non ci dovrebbero essere distinzioni di sesso, lingua, religione, razza, è tutto un caso a parte, ma i nostri padri costituenti non potevano saperlo, insomma, che le razze non esistono, ecco, quindi ce lo teniamo così com'è per ora l'articolo 3. Ecco, in un paese civile, laico, dove non dovrebbero esserci effettivamente differenziazioni fra le persone in base alla loro religione, non dovrebbe essere un'associazione di promozione sociale privata, formata da privati cittadini, a difendere la laicità o a difendere i diritti dei non credenti, dovrebbero essere le istituzioni, lo Stato stesso, secondo appunto l'articolo 3, l'articolo 19 della nostra stessa Costituzione. Così come si è fatto l'esempio dell'8 per 1000, non dovrebbe essere l'UAR a fare le campagne informative per spiegare il vero meccanismo dell'8 per 1000, censurato pesantemente più volte dalla Corte dei Conti e che però non è mai stato ritoccato nemmeno secondo le indicazioni della Corte dei Conti stessi. Eppure c'è l'UAR che fa informazione e che appunto tenta di far battaglia. Insomma, in un mondo, in un paese effettivamente laico, quantomeno che sulla base della famosa sentenza di cui abbiamo festeggiato il trentennale con un prestigioso convegno qua, ecco ormai però di anni da 33, quindi la famosa sentenza della laicità, principio supremo dell'ordinamento, non spetterebbe a noi, non ci sarebbe nemmeno nulla da cui difendersi. Eppure, partendo proprio dall'inizio, è incredibilmente difficile trovare un'ammissione de plano di una cosa banalissima, cioè come del fatto che la libertà di credere, la libertà religiosa, necessariamente sia composta da due inscindibili metà, cioè la libertà di praticare e scegliere la religione che voglio e la libertà di sceglierne nessuna e di scegliere di praticarne nessuna. Sono inscindibili questi due tipi di libertà e fanno appunto parte della libertà di coscienza in rapporto al fenomeno religioso. Eppure calcolate che in 9 paesi del mondo le persone LGBTQ+ possono essere messe a morte. Sono 12 i paesi del mondo in cui i non credenti possono essere messi a morte. A gara delle sfighe riusciamo ad arrivare persino primi. Ecco. Sono più di 70 i paesi nel mondo in cui i non credenti sono pesantemente discriminati. Ed è del 2017, quindi dell'altro ieri, la richiesta formale fatta in sede di presentazione del rapporto sul rispetto dei diritti umani alle Nazioni Unite, quindi all'ONU, è stata fatta da un paese nello specifico la richiesta formale di eliminare il diritto di non credere tra i diritti a protezione ONU, a protezione delle Nazioni Unite. Volete sapere per curiosità, il paese che l'ha richiesto formalmente è stato Città del Vaticano. E ha chiesto di abolire la protezione dell'ONU per quanto riguarda tutte le forme di non credenza, perché similmente a quanto argomentato però negli anni 50 o dalla Corte d'Appello di Verona nel caso di senza di, perché l'idea di non credere insulterebbe praticamente per la stessa esistenza invece l'idea di chi crede.
Ecco, quindi la situazione, come dire, non è delle più rose. Si è parlato dell'articolo 19. Dal punto di vista collettivo ne parlerò dopo. Prima parliamo dal punto di vista individuale, ma vi basti sapere che noi, come possiamo dirlo tranquillamente, l'associazione esponenziale maggiormente rappresentativa dei non credenti in Italia, fatichiamo a vederci applicato l'articolo 19. Perché a noi viene detto che non siamo rappresentanti di una cosmogonia protetta dall'articolo 19, ma noi rientriamo più genericamente nell'articolo 21 e quindi nella libertà associativa, almeno quella, grazie mille. Ma insomma, mi sembra evidente che al di là dei nostri scopi sociali, anche solo il nostro nome è abbastanza, come dire, banalmente esplicativo di quello che ci accomuna come ente esponenziale, cioè quello appunto della non credenza. Quando si parla appunto di non credenza, si parla di solito viene detto spesso, la libertà religiosa negativa. E qui si cade, a volte io penso anche volutamente in malafede, in una sorta di tranello, perché quel negativa in realtà si riferisce all'esistenza o meno di una trascendenza, di un Dio. Quindi è sì una libertà religiosa, diciamo così, negativa, perché nega nel suo esercizio l'entità trascendente, il Dio, Yahweh o chi per lui, ma è una libertà che si applica agli individui. Quindi ha contenuti positivissimi, a cominciare quello dal poter esprimere e dal poter esercitare la propria libertà di non credere. E soprattutto si applica a individui che continuano, nonostante l'essere non credenti, continuano ad avere diritti umani fondamentali. E tra questi c'è proprio quello, il diritto alla libertà religiosa. Ed è anche per questo che è importante sottolineare, ringrazio la dottoressa Baldassare che l'ha fatto prima, il mutamento che le associazioni filosofico non confessionali o in generale le associazioni di non credenti hanno portato avanti negli anni, viene da dire nei secoli, insomma, perché ormai parliamo di almeno di 2 secoli di evoluzione. E cioè non solo un profilo meramente oppositivo, anzi noi lo portavamo anche scritto nel manifesto, noi non siamo antireligiosi, noi siamo solo contro le ingerenze forzatamente religiose all'interno di uno Stato laico, ma non contro le religioni in sé per sé. Però appunto il problema fondamentale quando noi ci ritroviamo a voler esercitare una paritetica libertà nel poter dimostrare che abbiamo i nostri contenuti positivi. Le cerimonie, a cui è stato fatto cenno anche prima, noi formiamo i celebranti, ad esempio, sono un tipico esempio di, potremmo dire, contenuto positivo di una libertà negativa. Cioè, il fatto di non credere in un Dio non significa che non si ha un'etica, non significa che non si hanno cosmogonie ben specifiche, non significa che non si ha nulla di propositivo, soprattutto non significa che si possa venire discriminati. E qua veniamo ai 2 profili particolarmente delicati che chi si occupa delle iniziative giuridiche o in generale che chi si occupa della difesa della libertà di non credere sono entrambi particolarmente sensibili, cioè tanto il profilo individuale quanto quello collettivo. Il profilo individuale, vi invito ad andare sul nostro sito, la sezione SOS Laicità. Lo possiamo dire in uno slogan, i non credenti vengono discriminati da prima ancora di nascere, a dire la verità, pensiamo all'infame legge 40, a fin dopo la morte, pensiamo alla non disponibilità di sale del commiato laico, nonostante un'espressa previsione in un DPR del 1990 lo imponga ai tutti i comuni, ma in realtà quasi nessun comune ha sale per il commiato laico, e soprattutto la vita del non credente viene discriminata dalla A di aborto alla V di vilipendio, cioè tutto in una serie di situazioni nei quali questa quantomeno eguaglianza formale e sostanziale, ma a dire la verità spesso proprio anche a cominciare da quella formale, non viene minimamente rispettata. Per di più, e specificatamente in Italia, anche se i paesi virtuosi sono pochi, però appunto qualcuno ce n'è, è stata citata la Germania, ma citiamo appunto anche il Belgio, ad esempio anche l'Olanda, per di più noi abbiamo un grosso problema della rappresentanza collettiva degli interessi dei non credenti. Sappiamo che l'articolo 17 del Trattato Unico sul funzionamento dell'Unione Europea impone in teoria
agli stati un dialogo paritetico con le confessioni religiose e con le associazioni filosofico non confessionali, tanto per dirne una. Purtuttavia, per come è strutturato attualmente il nostro ordinamento, un'associazione come l'UAR, appunto, non si vede adesso applicata nemmeno l'articolo 19, ma scade nell'articolo 21. Noi attualmente abbiamo quella che chiamiamo una piramide multiconfessionale multilevel. Abbiamo al vertice della piramide la Chiesa Cattolica con il concordato all'articolo 7 della Costituzione. Abbiamo a gradino successivo le confessioni religiose di minoranza stipulatrici di intese, seguono le confessioni di intese poi ratificate dal Parlamento, poi ci sono anche le confessioni di minoranza stipulatrici di intese ancora non ratificate dal Parlamento, poi ci sono le varie religioni disciplinate dalla vecchia legge fascista sui culti ammessi, che è ancora l'unica che c'è, non esistendo una legge generale sulla libertà religiosa, so che sarà tra l'altro l'argomento del vostro prossimo incontro, del vostro ultimo e definitivo incontro. Fuori proprio dall'idea generale di libertà religiosa, quindi confinata nel solo esercizio della libertà associativa dell'articolo 21, ci siamo noi, ci sono le realtà come l'UAR. L'UAR è attualmente sicuramente la più grande, la più rappresentativa in Italia, ma insomma non siamo gli unici. In generale, comunque, ci sono tutti gli enti, appunto, esponenti di una cosmogonia, e permettetemi di usare appunto in tal senso le virgolette, in una cosmogonia negativa. Uno degli esempi che vado veloce. Quello che è stato già detto. Ecco, ad esempio, faccio un inciso, scusate, vado un po' per fratte, ma visto che è apparsa la slide, la dottoressa Baldassarre ha giustamente citato lo sbattezzo, sbattezzo che tra l'altro è parola bruttarella con due Z, è stato inventato da Avvenire, il quotidiano dei vescovi, perché in realtà la prima persona che chiese di poter uscire formalmente, quindi con un'apostasia formale dal punto di vista canonico, si chiama apostasia formale, fu addirittura il peraltro religiosissimo fondatore della Marcia Assisi Perugia, cioè Aldo Capitini. E questo a seguito di un increscioso episodio, quello dei concubini di Prato, sostanzialmente, non so se posso riassumere, se l'avete, la storia dei concubini di Prato risale al 1958, ma è particolarmente agghiacciante. Una coppia si sposa solo civilmente, il parroco del paese e il vescovo di Prato, il vescovo Fiordelli, attaccano su tutti i paesi manifesti diffamatori, dicendo questi due coniugi bellandi non possono avere i sacramenti, sono pubblici concubini, si sono sposati solo civilmente, non daremo più i sacramenti né a loro, né ai genitori, né ai cugini, né agli zii, insomma. Grazie a questa opera di diffamazione e di discredito, l'attività economica dei coniugi fallisce, quindi si ritrovano anche senza negozio, citano per diffamazione il vescovo. Vescovo Fiordelli che viene condannato in primo grado con una sollevazione popolare, il Monsignor Lercaro a Bologna mette i paramenti a lutto e per un mese fa suonare la messa funebre perché è stato condannato il Vescovo Fiordelli, e viene completamente assolto in secondo grado. Perché la Corte d'Appello assolve il Vescovo Fiordelli? Perché secondo la Corte d'Appello è vero che parliamo del 60, però attenzione, siamo già dopo la Costituzione e abbiamo un impianto sostanzialmente identico dal punto di vista concordatario per quel che ci riguarda sotto questo profilo. E non ci sono altri precedenti più recenti, quindi teniamoci a quello che ci dice la Corte d'Appello di Firenze, ci dice che prima di essere cittadini italiani, i coniugi, in questo caso i poveri coniugi Bellandi, erano battezzati. E che in quanto battezzati erano quindi sottoposti all'autorità del vescovo, autorità al quale proprio l'articolo 7 della nostra Costituzione concede la massima autorità potestativa possibile, no? Indipendenti e sovrani. E che quindi il vescovo aveva sì insultato e diffamato i coniugi, ma non in quanto cittadini italiani, ma in quanto sudditi battezzati, e che quello rientrava quindi pienamente
nelle sue possibilità e nelle sue facoltà, così come riconosciute dall'ordinamento. Questo al momento è l'unico precedente di contrasto diretto che abbiamo. Da lì, appunto, uscì questa famosa parola sbattezzo, parliamo del 60, ma c'è riuscita solo grazie poi a quella che era la legge sulla privacy e sue successive modificazioni, c'è riuscita solo l'UAR nel 1999, non ottenendo il diritto all'oblio, ma ottenendo comunque il diritto a una corretta rappresentazione del sé e quindi anche il diritto alla cessazione degli effetti civili del battesimo. Anche qui però c'è una cosa da notare, è stato detto anche la dottoressa Baldassare, sì, il battesimo è un fatto storico e non può venire eliminato. A parte che molte cose sono fatti storici e c'è totalmente il diritto all'oblio, pensiamo anche semplicemente a Google, non bisogna andare molto oltre. Ma la cosa che a proposito dello sbattezzo in generale, della libertà di entrata, della libertà di uscita, perché noi quando parliamo di sbattezzo parliamo della libera autodeterminazione di un individuo, è che ad esempio la Corte Costituzionale nel 1984, se non erro, nel affrontare un caso specifico, aveva annullato una parte dello Statuto delle Comunità Ebraiche, ritenendo in violazione dei valori supremi costituzionali l'obbligo di appartenere a una determinata confessione senza un esercizio di volontà. Ora, seguendo questa stessa linea di ragionamento, quale volontà esercita il bambino che viene battezzato evidentemente a sua insaputa? Seguendo questa linea di ragionamento, il pedobattesimo può essere lecito e possibile solo e soltanto nella misura in cui viene garantito al bambino, una volta diventato adulto, la possibilità di uscire. Non dico neanche non dovrebbe essere fatto, ma va garantita la possibilità di autodeterminazione all'individuo. Questa possibilità di autodeterminazione al momento è garantita esclusivamente appunto dallo sbattezzo, cioè dall'apostasia formale. Ci sono tutte le istruzioni, si fa con una semplice raccomandata e sostanzialmente, oltre a non farci più considerare parte della Chiesa Cattolica, rende inutilizzabili anche i nostri dati, quindi non solo a fini statistici, ma anche i nostri dati, e soprattutto da una corretta rappresentazione. Questo però per dire che anche guardando la differenti tipi di pronunce c'è sempre una grossa discrasia, un grosso dislivello rispetto a determinate argomentazioni che, se tirate, come dire, dritte per dritte, probabilmente porterebbero a conclusioni poco compatibili con il nostro attuale ordinamento. Insomma, pensiamo all'invalidità di tutti i pedobattesimi da questo momento in poi. Quello che invece, scusate, sempre vado avanti, quello che dicevo invece dal punto di vista collettivo, noi abbiamo sempre sistematicamente, non so se l'avete già affrontato, noi dal 1996 che abbiamo chiesto un'intesa. Ad esempio, all'inizio va detto la nostra è stata una richiesta quasi provocatoria, nel senso domandare è lecito, rispondere cortesia. Quando hanno iniziato proprio neanche a risponderci, allora ci siamo un po' incaponiti. Ve la faccio breve perché è una storia lunghissima. Ovviamente noi siamo ancora pendenti dopo la 52 del 2016, la sentenza della Corte Costituzionale che sicuramente vi toccherà nel programma. Noi siamo ancora pendenti in corte Edu per quanto riguarda la nostra richiesta di un avvio di trattative, cioè in realtà non quello che stiamo richiedendo attualmente non è un'intesa tout court, ma è semplicemente la possibilità di quantomeno iniziare trattative per poter essere riconosciuti appunto come quantomeno enti esponenziali di una determinata appunto cosmogonia e di una determinata filosofia, per quanto religiosa e per quanto non confessionale. Non sappiamo che cosa deciderà la Corte Edu, va detto però che sicuramente, guardando l'Italia, guardando all'estero, una cosa salta subito all'occhio, cioè anche solo il nome della materia che siamo qua a studiare. Cioè, solo in Italia si chiama diritto ecclesiastico, nel resto del mondo si chiama legge e religione.
già questo riferimento ecclesiastico mal si adatta alle nuove trasformazioni e anche alle nuove intese che lo stesso Stato ha fatto. Spesso viene detto che è impossibile riconoscere, appunto, nelle associazioni filosofiche non confessionali una chiesa in senso stretto. Sì, è verissimo, ma allora anche nell'Istituto di Filosofia Buddista, appunto, non c'è una chiesa in senso ecclesiale, in senso stretto. Questa è sicuramente un punto di vista, uno sguardo che deve essere modificato e appunto perché ce lo, come dire, richiede l'Europa, al di là dei nostri gusti personali o al di là della nostra elaborazione giurisprudenziale. Perché è evidente che non solo l'articolo 17 del trattato, non solo la carta di Nizza che sostituisce believing con conviction, eccetera, eccetera, ma in generale è evidente che non è più possibile tenere fuori dal contesto della libertà religiosa un ente, un'organizzazione, non parlo solo di noi, ma un ente, un'organizzazione sulla base esclusivamente della sua organizzazione. Quindi non è possibile che tutto nel 2022, con tutte le elaborazioni italiane ed estere, che nel 2022 solo ciò che ricorda molto da vicino la Chiesa, comunque una conformazione di tipo ecclesiale, ecclesiastica, possa essere ammessa, per così dire, al tavolo della libertà religiosa nel suo complesso. In cosa noi scontiamo le differenze? Ecco, vi faccio vedere invece una volta in cui c'è stata applicata, ma per dirci di no, c'è stata applicata l'idea che effettivamente anche noi potessimo, come dire, rappresentare una cosmogonia specifica. Questa è una nostra campagna del 2008, e non so perché si allarga. Vai, grazie, scusate. Meno male a quale da incombe. Allora, questa è la nostra campagna del 2018. Posso scegliere da grande. È una campagna propositiva a favore dell'autodeterminazione. Attenzione che cattolico, ateo, agnostico, ortodosso, l'ordine è assolutamente proporzionale ai numeri in Italia, cioè andiamo proprio in ordine. Se vedete, gli atei e gli agnostici sono insieme, solo sono la seconda, tra virgolette, religione, ma in realtà sono molti di più di tutte le confessioni di minoranza, anche se non ci calcolano mai, ma siamo molti di più di tutte le confessioni di minoranza. Questa nostra campagna, appunto, riportava tutte le varie confessioni e le varie religioni attualmente presenti in Italia in ordine di numerico, diciamo così, invitava al posto scegliere da grande, quindi invitava all'autodeterminazione, a lasciare, pur nei limiti del rispetto dell'educazione, che anche quello ovviamente è un diritto garantito ai genitori, è un diritto dei valori costituzionali, lasciava comunque, dire, sottolineava la piacevolezza poi di poter lasciar scegliere all'interno dell'educazione la religione al bambino. In fondo, dire un bambino cattolico, un bambino musulmano, un bambino. Facciamo che i bambini siano bambini che possano scegliere autonomamente da grandi. Questa pubblicità ci è stata rifiutata a Milano, sui tram di Milano, perché la risposta ufficiale è stata perché non si può fare propaganda religiosa sui mezzi in movimento a Milano. Allora, noi ci siamo chiesti. Scusa, chiedo aiuto da proprio. Allora, noi ci siamo chiesti perché. Allora, se noi nel 2018 non potevamo andare con posto scegliere da grande perché era argomento religioso, abbiamo chiesto alla concessionaria come mai a Milano nel 2017 gli autobus giravano con l'invito alla Santa Messa del Papa a Monza. Ci è stato risposto che quello era un evento. Non era una comunicazione religiosa. Papa Francesco, Santa Messa al Parco di Monza, non è una comunicazione religiosa, era solo la comunicazione di un evento.
Allora, però, abbiamo continuato a chiederci come mai a Milano, sempre a Milano, nel 2016, sugli autobus girava la pubblicità dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Allora, a quanto pare ci sono valori religiosi più religiosi di altri o meno religiosi di altri. Allora, a quanto pare ci sono autobus che possono circolare e autobus che non possono circolare. Questo tipo di problematico di censure noi le riscontriamo continuamente. Poi non tutti finiscono con le 7 anni di causa come vivere bene senza D. In alcuni casi non riusciamo proprio nemmeno ad arrivarci alla causa. Però, ad esempio, per darvi un'idea, noi diventammo molto famosi intorno al 2010 per gli ateobus, perché la nostra, diciamo, consorella inglese, Humanist UK, lanciò una campagna con la scritta sugli ateobus, appunto, che diceva probabilmente Dio non esiste, smettila di angosciarti e vivi la tua vita. E noi tentammo di andare in giro sugli autobus con una scritta che diceva se la cattiva notizia è che Dio non esiste, la buona notizia è che non ne hai bisogno. Questa pubblicità venne censurata in tutta Italia. Noi non potemmo uscire su nessun ateobus, ma nel contempo continuavano a uscire articoli di giornale in cui persone chiedevano la censura degli ateobus. Si dicevano scandalizzati che girassero queste sconcezze per le città, quando in realtà noi non siamo riusciti a farne neanche uno, perché nessuna concessionaria ha accettato un messaggio del genere. Ora, i problemi ovviamente sono molteplici, qua la faccio breve, insomma, anche che siamo più o meno in chiusura. Il discorso è questo: è legittimo pensare che il non credere in Dio possa essere offensivo? Non lo so, a dire la verità non ci dovrebbe neanche interessare. Ora, il discorso è che il diritto umano fondamentale è quello di libertà di coscienza e di libertà di espressione del pensiero e di libertà religiosa. Non c'è nessun diritto a non essere offesi. Non è un diritto fondamentale il non essere offesi. Una cosmogonia deve essere tutelata al pari dell'altra. È evidente che può negare una trascendenza, ma questo non nega i diritti del singolo che sta sotto a questa negazione della trascendenza, né può negare i diritti della collettività che questa cosmogonia rappresenta. È evidente che non possono essere discriminati i non credenti, sia in via diretta, sia in via indiretta, o anche semplicemente non partecipando a privilegi. Non è rispettato il principio non solo di uguaglianza, ma anche quel principio che vorrebbe vedere, sì, situazioni diverse, legiferate e normate anche in misura diversa, ma con un identico contenuto di libertà. Noi non abbiamo diritto, ad esempio, appunto, alle nostre cerimonie. Noi, anche in Italia, come in Francia, ci è stato risposto che non abbiamo diritto a trasmissioni televisive. D'altronde abbiamo quelle della TV pubblica. Prego? Eppure sappiamo che nella TV pubblica ci sono spazi appositi per la religione cattolica e per i protestanti e alcune religioni di minoranza, di solito orari improponibili alle 3 di notte ogni 3 sabati, insomma, più o meno. Allora, queste sono tutte problematiche ormai ineludibili, soprattutto se vogliamo, come dire, considerarci un paese vagamente, almeno moderno, nonostante la sopravvivenza di leggi contro la blasfemia, che in Italia ancora ci sono, e non poche. Non è vero che è tutto depenalizzato. Ricordate la fattispecie speciale di danneggiamento introdotta, tra l'altro, nel 2006. Insomma, se si danneggia un oggetto di culto si rischiano fino a 2 anni di carcere. Esiste ancora l'offesa alla divinità, 724, con tutto che dovrebbe essere un reato su querela di parte, non è mai scesa nessuna divinità a trovare un legale o a dare un mandato per
per una querela, eppure la protegge direttamente l'ordinamento, e anche la Corte Costituzionale ha perso la grande occasione di espungere il 724 e invece di allargarlo indiscriminatamente, indefinitamente a qualsivoglia tipo di autorità. Ecco, il fatto che l'UAR sia così attiva e debba essere così attiva, che si tratti di crocifisso, che si tratti di sbattezzo, che si tratti di 8 per 1000, che si tratti di un'altra vittoria di questi ultimi anni che non è stata citata, ma altrettanto importante, l'UAR ha finalmente ottenuto dal Ministero per l'Università e per la Ricerca che la scelta, per chi non frequenta l'ora di religione, la scelta sul fare o meno la materia alternativa o comunque la scelta sul cosa fare al posto dell'ora di religione non sia più rimandata all'inizio dell'anno scolastico, ma venga fatta, anche se non come chiedevamo noi in preiscrizione, venga fatta comunque a giugno. E questo perché molto banalmente nessuno di coloro i quali sceglievano di non frequentare religione e che sceglievano di fare una materia alternativa, riuscivano ad avere gli insegnamenti pronti a inizio anno. E tra l'altro su questo vi rimando a una delle più grandi, secondo me, vittorie, forse anche perché piccola e inaspettata e che serve molto come precedente, che l'UAR ha ottenuto. Noi siamo probabilmente i primi, non ce ne risulta un altro, siamo i primi ad aver applicato l'azione antidiscriminatoria contenuta nel testo unico sull'immigrazione e l'abbiamo applicata proprio in materia di discriminazione religiosa con un'ordinanza nel 2010 a Padova che ha condannato la scuola e in solido il MIUR anche a un risarcimento economico nei confronti di una bambina che per tutto l'anno scolastico è stata prima discriminata direttamente, cioè dovuta rimanere in classe a seguire l'insegnamento di religione, e poi discriminata indirettamente perché è stata sballottata da un corridoio all'altro senza comunque poter avere il suo insegnamento. Ecco, queste sono piccole, grandi situazioni, ma che noi viviamo quotidianamente. Il nostro sportello legale viene investito da queste problematiche quotidianamente, ripeto, dalla A di aborto alla V di vilipendio. I problemi legati alla libera espressione della non credenza, tanto in forma individuale quanto per certi versi ancora di più in forma collettiva, sono non solo più che mai attuali, ma sono, a nostro parere, ed è anche per questo che esistiamo e continuiamo a esistere, ormai decisamente intollerabili per quello che dovrebbe essere appunto uno Stato civile, democratico e soprattutto, non lo diciamo noi, l'ha detto la Consulta più di 30 anni fa, per uno Stato che ha tra i principi supremi quello della laicità. Grazie. Grazie a entrambe, anche a tutte e tre, mettendo anche il segretario per questa panoramica così ricca. Ecco, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, ovviamente benvenuto, se avete delle curiosità sui casi, ditelo, come al solito non fate scena muta. Salutiamo anche il professor Rimoldi che non avevo visto in precedenza, se vuoi intervenire anche tu Tiziano, ovviamente sei il benvenuto. La vista da casa c'è mica qualcuno che vuole intervenire? Magari in chat a volte scrivono, io non me ne accorgo. Se la situazione è sempre quella di calma piatta, come purtroppo mi avete abituato, provo a dare due domande, suggestioni io. Innanzitutto, magari, ecco, se ci poteste fare una piccola sintesi di cosa si è discusso a questo convegno di Venezia, anche le posizioni che sono emerse, perché io ero presente solo la prima giornata, ma quantomeno dopo l'intervento di Copson ho visto, insomma, un dibattito anche piuttosto ricco, insomma, come di solito non si vede ai convegni, quindi vuol dire che c'era interesse. E invece su dinamiche interne all'associazione, anche per capire, no? Appunto, l'autoressa Baldassarre faceva riferimento anche a questo mutamento
di natura che c'è stata negli ultimi 100 anni anche di questo tipo di associazioni. Ecco, c'è una tensione interna fra chi vorrebbe un po' impostare magari l'associazione, le pratiche un po' ottocentescamente in funzione molto oppositiva e chi viceversa appunto spinge magari invece verso un, non dico un assomigliare, un camuffarsi, ma svolgere funzioni tipiche che sono anche funzioni che nella storia hanno svolto le confessioni religiose, appunto penso ai momenti di passaggio, ai momenti dell'assistenza spirituale laica, ecco magari anche qualcosa su quel protocollo con le molinette e con altri ospedali che c'era, sarebbe interessante sapere. Quindi se c'è una tensione del genere, perché appunto c'è qualcuno ogni tanto, no? Mi sembrava di aver capito, che dicesse un po', ma come, siamo contro l'8 per mille, poi andiamo a chiedere l'8 per mille con l'intesa, no? Quindi dire, ma cosa stiamo facendo? Peraltro faccio presente che in teoria noi dovremmo passare per il congresso per accettare l'8 per mille in quanto tale, quindi siamo, ecco, a differenza forse a volte di alcune confessioni, su questo è vero, manteniamo la democraticità dell'associazionismo, questo è vero, potrebbe esserci, come dire, rigirato contro. Sì, indubbiamente sarebbe falso dire che non ci sono le tensioni come c'è in qualunque gruppo ed effettivamente c'è anche chi si avvicina a noi. O comunque si è avvicinato a noi pensando di trovare appunto una concezione di stampo ottocentesco, quindi meramente oppositivo, meramente anche come dire di debunking più o meno delle credenze religiose, cosa che a noi onestamente, almeno negli ultimi 15 anni, non interessa invece assolutamente. Cioè siamo noi senza dogma, ma non ci interessa andare a discutere quelli degli altri, anche perché la R dell'UAR sta per razionalista, insomma, è evidente che il dogma va accettato così com'è, è inutile discuterne sopra, quindi ci sembra anche un po' la discussione, appunto, come non a caso si dice sul sesso degli angeli, quindi. Va detto che, come in tutti i gruppi sociali, ci sono anche atei reazionari, ci sono anche atei oppositivi, ci sono anche atei incazzosi o rissosi. Però va detto che di solito sono concentrati in fasce d'età o molto giovanili, diciamo così, in fondo si dice si nasce pompiere, si muore incendiari, o in realtà al contrario di persone di una certa età che hanno magari anche molto subito i condizionamenti di quella Chiesa cattolica anni 50, che io stessa per prima, che sono poco giovane, però insomma non ho minimamente visto. Va detto che però quando ad esempio si mostrano quello delle cerimonie è un ottimo esempio, quando si mostra la propositività di un approccio che ci vede appunto, come dico sempre io, differenti ma con identici diritti e un approccio che ci vede innanzitutto rispettosi, in fondo se noi pretendiamo rispetto, la prima cosa che dobbiamo fare è concederlo agli altri. Ecco, devo dire che tranne ovviamente le, come dire, frange irriducibili, devo dire che anche la stessa mentalità dell'associazionismo ateo si apre e arriva a percepire. Come una sorta, non voglio dire di metanoia, perché in fondo anche lì a pescare dal linguaggio religioso, però arriva ben a percepire effettivamente le potenzialità. Potenzialità che pur nella non facilissima, mi sembra, come dire, sembra di averlo abbastanza sotto piano, pur nella non facilissima congerie internazionale e nazionale, sono comunque potenzialità propositive, positive, che effettivamente fino a qualche decennio fa non sarebbero state pensabili. E quindi questo afflato, diciamo, anche verso il concreto e non il semplicemente dire no, ma il portare qualcosa, spesso fa smuovere appunto anche gli animi più da più prati meno preti, o ecco, da banalmente cloro al clero, insomma. Vengono più invece sulle nostre posizioni. Rispetto innanzitutto, ma datecelo anche possibilmente. Grazie. Sul convegno di Venezia,
Allora, il convegno di Venezia innanzitutto ha riguardato il cosiddetto European Consortium for Church and State Research, che è un consorzio che raggruppa docenti di diritto e religione di moltissimi paesi e per la prima volta dopo 31 anni il consorzio è stato chiamato a interrogarsi e quindi dialogare sul tema della non credenza. Per questo è stato così importante questi 3 giorni, 4 di convegno, perché finalmente ci si è posti dinanzi a questo tema e diciamo si è obbligati a dialogare, a confrontarsi. E durante questo convegno sono emerse le diverse anime, possiamo dire, dell'Unione Europea, perché non so se posso dirle, ma lo dico. Allora, innanzitutto c'è stata anche una sorta di obiezione di coscienza da parte di alcuni docenti che hanno preferito, dato il tema oggetto di discussione, non venire proprio. E d'altra parte, invece, era interessante vedere come dagli stati che vi ho menzionato prima, no? La Germania, il Belgio, l'Olanda, i docenti dicevano: sì, ma la non credenza certamente che rientra nel diritto, nella libertà religiosa. Quindi non vediamo quali sono gli ostacoli, appunto, che impediscono una piena equiparazione tra le confessioni e le associazioni filosofiche non confessionali. E dall'altra parte c'erano altri paesi, invece, prima vi ho fatto l'esempio di Cipro, no? Però leggendo il report di Cipro, ecco, la cosa che colpisce è che il docente di Cipro ha iniziato il suo intervento così: ma la non credenza non è un argomento di dibattito nel nostro paese. Nessuno si è mai interessato della non credenza, quindi sostanzialmente non ho molto da dire. E quindi anche l'esempio che vi ho fatto prima, no? Della Corte Costituzionale di Cipro, che nel 2019 finalmente ha detto: no, nell'articolo 18 della Costituzione cipriota rientra anche il diritto di non credere, è un enorme passo in avanti. Un enorme passo in avanti che ci fa capire che anche in un'Unione Europea così composita e diversificata, comunque ormai è imprescindibile trattare il tema della non credenza. Quindi, ripeto, è stato un convegno importantissimo che secondo me lascerà il segno e si spera che servirà per future ricerche su questo tema. Sì, ci è stato detto che sarà un punto di svolta, adesso vedremo quanto sia vero. Indubbiamente anche l'intervento del professor Croce ha lasciato in molti attoniti, a cominciare dal presidente. Per lo scarso livello dell'inglese. No, ha lasciato molti attoniti perché appunto la disamina della legislazione antiblasfemia italiana ha stupito tutti, perché nessuno ha quest'idea dell'Italia che ancora protegge, ha una tutela del sacro così rafforzata e così differenziata. Ma anche lo stesso intervento di Andrew Coxon, presidente appunto di Human Instant National, devo dire, ha lasciato tutti abbastanza a bocca aperta, perché l'idea che ci siano così tante associazioni laico-umaniste nel mondo, alcune sono perseguitate, altre sono in clandestinità, altre più o meno vivono sotto copertura, ma insomma ci sono in tutto il mondo, e che ci siano così tante appunto proposte e propositività differenti, per quanto sia, non univoche, non monolitiche, non granitiche, ma tantissime propositività laico-umaniste da parte dei non credenti, devo dire, ha lasciato, e questo è vero, cioè ti versi, è confortante aver organizzato il convegno, peraltro un po' disarmante, ecco, ha lasciato assolutamente gli interlocutori completamente stupefatti. Cioè, l'idea che effettivamente esista un ateismo organizzato, appunto. L'umanismo è il termine che a livello internazionale racchiude tutti l'elenco che ha fatto la dottoressa Baldassarre prima, gli increduli, gli atei, gli agnostici, i nonce, insomma, diciamo così. Che esista un così variegato, un così robusto, un così numeroso, un popolo laico-umanista, devo dire, ha lasciato tutti di sorpresa. È vero, siamo spesso troppo silenziosi, perché abbiamo anche
possiamo dire socio-antropologicamente, poco l'attitudine a entrare in, potremmo dire, in chiese o in, comunque in corporazioni molto strette. In fondo siamo su questo, sì, ancora ottocenteschi, quindi sul libero pensiero, senza dogmi, con poca voglia di essere incasellati, e questo è un problema per tutta in realtà la militanza ateumanistica. Sono spesso molti di più i nostri sostenitori, anche in termini economici, di quanto siano i nostri soci, perché magari ci danno il 5 per 1000 più che volentieri, l'8 per 1000 appunto non l'abbiamo, ma ci danno il 5 per 1000, ma magari invece la tessera no, perché sembra quasi un'appartenenza forzata, e spesso la persona incredula, atea, agnostica, è una proprio delle cose da cui rifugge, cioè un'appartenenza obbligata, e anche questo è sicuramente comunque una discrasia forte che contribuisce a dare l'immagine sbagliatissima, perché erronea e sbagliata, che i non credenti o non esistono o non esistano, sono o siano minoranze silenziosissime, e soprattutto siano molto minoranze. Non siamo minoranza e cominciamo a essere anche un po' meno silenziosi.